La radio quest'anno viene premiata anche dall'Istat, le giovani coppie, secondo appunto l'Istat, sono ritornate ad ascoltare la radio, ci si informa diversamente, si utilizzano tanto i social, il tuo programma è un programma irriverente e molto seguito, appunto un premio alla radio, un commento su questo aspetto. Ma adesso mi dici una cosa nuova che non sapevo, cioè che addirittura le coppie sono tornate ad ascoltare la radio. Ma la radio è un mezzo che era dato per morto tanti anni fa, quando è iniziata la televisione commerciale, e invece ha dimostrato di sopravvivere anche al web, e penso che alla fine non morirà mai, anche perché ha una capacità di moltiplicarsi su internet che pochi mezzi hanno. Ecco, il tuo programma, abbiamo detto anche nell'ambito del dibattito legato alla consegna del premio, è un programma che in qualche modo si ricollega a questa dimensione social, ha più libertà di trattare certi temi, a volte anche in maniera irriverente. Ma è un programma che fa della libertà di pensiero, della libertà, diciamo, di espressione, è un po' una piazza libera dove ognuno può dire quello che pensa. E questa è la sua forza, e se questo non ci dovesse più essere non esisterebbe più.